Le forti raffiche di vento che hanno spazzato l'Ossola ieri, ancora nella notte, oggi sono all'origine dei danni causati dal crollo di un tetto a Vogoni e successo in via Case Pratini, una via interna al paese in frazione Dresio che dalla provinciale sale verso la montagna. Qui il vento ha sollevato il tetto, circa 200 metri quadrati, di un vecchio edificio disabitato e un tempo adibito a bar. La copertura, lamiere e tegole hanno letteralmente invaso e danneggiato il tetto di una casa vicina, posta sul lato opposto della strada, ingenti danni a quest'ultimo edificio. Squadre dei vigili del fuoco, del distaccamento di Domodossola, del comando provinciale di Verbania sono stati impegnati per diverse ore per mettere in sicurezza il tetto della casa danneggiata. A coadiuvare i pompieri nelle operazioni anche di raccolta del materiale sparso è intervenuta anche un'autoscala. Parte dei detriti sono poi finiti anche nel letto del vicino torrente Dresio per consentire le operazioni di bonifica e messa in sicurezza della zona. Il traffico lungo la provinciale è stato regolato da un moviere che ha garantito il transito a senso unico alternato. Sul posto sono intervenuti pure i tecnici del comune di Vogoni e una pattuglia dei carabinieri. E il vento è all'origine anche di quanto successo nella notte lungo la statale 33 del Sempione, nei pressi dello svincolo di Anzola, dove un'auto in transito ha urtato rami. La strada è stata liberata dalla pianta e l'auto recuperata dal soccorso stradale. Sul posto anche i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri per regolare la viabilità. Non è stato necessario invece intervenire sulla viabilità e dunque traffico scorrevole nel comune di Prevosello Chiovenda, dove un'altra auto ha subito danni a causa di rami caduti sulla strada.